eccoci qua, questa è la di radio. Cosa succede in città? Francesco Pini che vi parla, 30 minuti di cronaca. E quest'ultimo WhatsApp che si riferiva alla notizia pubblicata stamani da Repubblica, che poi approfondiremo, ovvero le nuove normative regionali che consentiranno di trasformare, di rendere abitabili anche quei sottotetti che non hanno praticamente il solaio. Come si farà il solaio e poi potranno essere resi abitabili? Cercheremo di capire anche quali saranno poi le ripercussioni sulla nostra città. Ma vi diciamo che in questo spazio poi inaugureremo da domani una nuova rubrica, visto il grande interesse che è evidente riscuote il tema dello stadio, appunto proprio sul grande dibattito per realizzare il nuovo impianto sportivo per la Fiorentina. A che stadio siamo? Lo troverete in questo spazio, quindi nei primi 30 minuti di cronaca alle 10 ogni mattina qui sulle di radio, da lunedì al venerdì. Allora, però, vogliamo tornare stamani con un ospite che ho il piacere di ritrovare, Paolo Cochi, che è documentarista, regista, scrittore e grande esperto di tutti gli atti processuali e d'indagine che riguardano le vicende del mostro di Firenze. Paolo, buongiorno e ben ritrovato sulle di radio. Buongiorno a voi. Perché naturalmente sono queste le settimane che hanno visto la richiesta di archiviazione per gli ultimi due indagati della lunga scia delle inchieste, delle indagini sul mostro di Firenze, quindi stiamo parlando di Giampiero Vigilanti e del medico Francesco Caccamo. Allora, Paolo, tu che sei sempre molto attento a partire sempre dai documenti, dagli atti, dalle cose che sono nero su bianco e dalle cose accertate, mi dicevi insomma che eri molto scettico su questa pista per una serie di elementi, almeno tre, a cominciare dalla questione che riguarda i sopralluoghi di vigilanti, la sua presenza sui luoghi del delitto. Tu sei andato praticamente a ripescare quelli che erano i verbali, le dichiarazioni rese da vigilanti e hai, diciamo, evidenziato come in realtà questi sopralluoghi non fossero il giorno del delitto, ma dopo. Certo. No, innanzitutto c'è da dire che questi atti sono relativi al 1985 addirittura, quindi perché il vigilanti fu uno dei primi indagati. Quindi ora negli ultimi anni ce lo siamo ritrovato come nuovo indagato, ma in realtà lo era già stato. Lo era già stato, era già stato controllato, quindi sia le armi in suo possesso, le auto che aveva, quindi era già entrato e uscito. Ora di elementi nuovi in questi ultimi 2-3 anni io ho letto tutto un po' questo, secondo me, polverone mediatico, perché non ci vedo assolutamente nulla. Per esempio, sì, come accennavi tu, nella SIT che fece nel settembre 85, citando appunto il medico Caccamo, dice che lui andò a curiosare avendo la madre a Vicchio, quindi non mi sembra nulla di strano, visto che ci andavano tutti a curiosare lì sul luogo dell'omicidio. E soprattutto questo è dopo l'omicidio, il giorno dopo? Dopo, sì. Lui dice il giorno dopo. E quindi questo è il primo aspetto. Poi l'altra questione su cui ci siamo soffermati molto, però devo dire che anche gli ultimi accertamenti hanno permesso di dirimere se diciamo si riparte per certi versi da zero, con la probabile a questo punto archiviazione della nuova indagine, un passo avanti l'abbiamo fatto, ovvero escludendo tutte le ipotesi che portavano a una doppia pistola. Sì, la doppia pistola è un qualcosa che era stato ventilato da un vecchio investigatore, ma soprattutto dall'avvocato Pierre Adriani, il quale sosteneva che poteva essere un high standard. Le ultime perizie fatte dal magistrato turco hanno stabilito che era, come si è sempre detto tra l'altro, in 30 anni una beretta calibro 22 serie 71, e quindi non è un high standard. Vigilanti possedeva una beretta calibro 22, ma era una beretta che lui aveva acquistato nell'ottobre 84, quindi sicuramente avulsa dei delitti che partono 10 anni prima, nel 74, se non nel 68, anzi nel 68 come arma sicuramente, e quindi essendo stata acquistata nell'84
ad ottobre, quindi prima dell'ultimo omicidio, non può avere a che fare con i delitti del mostro, ecco. E poi questa pistola fu anche provata, furono effettuate le prove di sparo e riconsegnata, quindi non mi sembra un elemento che da sottolineare come è stato fatto da alcuni giornali. Si è parlato anche della questione dei ritagli di giornale custoditi presso l'abitazione vigilante. Tu sei andato a ritrovare gli atti relativi alle perquisizioni. C'erano ritagli sul mostro di Firenze, ma c'erano anche altri ritagli? Sì, c'erano tanti ritagli relativi anche a dati sportivi, Corriere dello Sport Stadio, vari articoli su varie situazioni di cronaca, la strage dell'Italicus, e da qui nasce l'idea brillantissima, in senso della strategia della ironico, sì, che è una cosa, un movente assolutamente anche però c'erano anche gli articoli sportivi in tutto questo. Sportivi anche di cronaca, quindi in casa sua e in casa della madre. Che era la moglie che in casa sua che teneva ritagli, che faceva ritagli giornali. Lui dice la moglie, comunque c'erano dei ritagli, insomma, dei giornali vecchi anche a casa della madre, che abitava vicino a Vicchio e Mugello, che lui andava spesso a trovare. Quindi anche questo mi sembra un elemento del tutto influente, cioè, da un punto di vista investigativo. Poi c'è il discorso anche delle auto, che si dice fu avvistata un'auto rossa perché il legionario aveva un'auto rossa con i cofani neri, però attenzione, e non era un'Alfa, era una Fulvia, ma la sera di Vicchio, ad esempio. Però in realtà, ecco, questi pochi lo sanno, il proprietario di quella macchina che fu vista a Vicchio fu in realtà identificato. Identificato, era un pescatore, c'è anche la targa sul verbale di identificazione, quindi non era l'indagato, non era vigilante, quindi... uscì anche un articolo sulla Nazione di Mario Del Gamba e anche l'auto di Calenzano, perché viene presa in considerazione il discorso che Vigilanti venne l'auto di Vigilanti venne vista a Calenzano, ma non è così, perché i testimoni parlarono di un'auto, una GT Alfa rossa, l'auto di Vigilanti era rossa e nera. E quindi c'erano ovviamente anche qui delle... E soprattutto la persona dentro la descrive una persona stempiata. Vigilanti ha i capelli ancora, quindi stempiato che non sia mai stato. Paolo, un'ultima cosa che ci riporta sempre al penultimo dei duplici omicidi della serie, ovvero quello a Vicchio. C'è una telefonata molto particolare, quella notte, la notte dell'omicidio, del delitto. Una telefonata che avverte i carabinieri di un incidente a Saginale. Sì, questo sì, non riguarda Vigilanti, l'indagine generale. C'è una telefonata alle 4:28, mi pare, della notte, quindi i cadaveri del delitto di Vicchio erano stati scoperti da una mezz'ora, quindi da poco. Molto inquietante, una telefonata che è registrata poi in audio, e ho raccolto anche questa informazione, è registrata e depositata in procura, quindi se è del mostro avremmo la voce del mostro, dove viene appunto in diciamo un po' una telefonata di scherno, perché l'interlocutore si dice che c'è un incidente di un autocarro appunto lì sulla Saginalese, più o meno nel luogo dell'omicidio. I carabinieri vanno a verificare, non c'era nulla. E questa persona però si dice: io sono Farini, si capiva che era una telefonata strana. Farini, io ho fatto una ricerca, era un protagonista di un fumetto uscito nell'82, e sul mostro, diciamo sul
in quel periodo andavano molto in voga questi giornalini, no? Un po' trash, un po' pornografici. Sì. E appunto anticipa poi quello che il mostro fa, perché su quel giornalino già nell'82 viene disegnata la scissione del seno, cosa che fino allora non aveva mai fatto. Ho capito, quindi tu dici potrebbe essere questo Farini che si presentava come un fornaio, insomma. Farini è il protagonista del... Però non c'era nessun panificio Farini in Mugello, no. E invece è il protagonista di questo fumetto, quindi tu dici potrebbe essere un chiaro riferimento, e quindi quella potrebbe essere anche la voce del mostro. Esatto, è un'ulteriore curiosità abbastanza inquietante, che questo personaggio del fumetto, Angelo Farini, muore in un incidente con un autocarro. Quindi, insomma, è abbastanza... c'è da riflettere su questa telefonata, secondo me. Bene, Paolo, poi ci ritroveremo presto, insomma, anche con altri dettagli sul tuo lavoro, che non si ferma, non si ferma per cercare volevo aggiungere solo un'ultima cosa, sì? che appunto a breve uscirà la nuova edizione del libro, e io appunto sto raccogliendo questi dati in proposito, e che soprattutto questa ultima indagine, sì, poi non ha fatto altro che confermare i dati che già avevamo, cioè la pistola, le perizie, cioè stabilito che... Okay, quando uscirà quindi la nuova edizione del tuo libro sul mostro di Firenze? Inizio prossimo anno, sicuramente. Inizio prossimo anno, quindi avremo modo di risentirci e dare poi la data esatta. Grazie a Paolo Cochi, pubblicità, torniamo tra poco qui su Lady Radio.